Ciao a tutte ragazze, benvenute nel mio nuovo video. Oggi video tag i miei deodoranti. Sono stata taggata da KissGibellina72, che saluto e ringrazio. Ciao Daniela, ti mando un bacione. Lascerò il link del suo video nell'info box, andate a vederlo perché è molto carino. Inizio subito a leggere le domande del tag leggendole dall'iPad. Prima domanda: che deodorante preferisci, roll-on o spray? Preferisco il deodorante in spray del tipo no gas, come questo. Qualche volta utilizzo questo della Victor, che più che roll-on è un deodorante in stick, che aveva acquistato mio marito e che poi non ha mai utilizzato, per cui gliel'ho fregato, in quanto mi piace molto questa profumazione come il classico dopo barba da uomo. È un deodorante molto efficace, con il quale mi ero trovata bene inizialmente, ma che poi mi ha provocato un po' di irritazione, per cui ho dovuto accantonarlo. E quindi dico deodorante in spray. Seconda domanda: hai mai usato un deodorante in crema? Sì, in passato qualche volta ho utilizzato sia il Bili che il Sauber 7 giorni. Devo dire che questi deodoranti sono stati molto efficaci e non mi hanno mai creato problemi. Ho sentito dire da alcune ragazze che possono essere pericolosi, possono ostruire le ghiandole sudoripare, però io personalmente non ho mai riscontrato alcun problema di questo tipo. Sinceramente però queste informazioni mi hanno un pochino allarmato, per cui ho deciso di limitarne l'uso, accantonarlo un pochino, anche se io devo dire che ne utilizzavo veramente una quantità minima e quindi forse anche per quello che non mi hanno creato problemi, però insomma sinceramente mi hanno un po' allarmata e quindi non li utilizzo più. E terza domanda: qual è la tua marca preferita? Allora, il mio preferito da sempre è il Breeze nella profumazione Sporting e devo dire che io a questo proposito sono piuttosto monotona, perché poi alla fine compro sempre questo. Un altro che ho scoperto per caso è questo qui, il profumo deodorante all'olio essenziale dell'albero del tè della Elan, come vedete, una marca genovese, che mi è stato regalato all'interno di una confezione contenente altri prodotti da mia cognata a Natale. In questa confezione c'era, oltre al deodorante, una crema mani e una crema corpo validissime, delle quali poi vi parlerò in un video a parte perché mi sto trovando veramente molto bene, e anche il deodorante mi piace molto. Ha una profumazione floreale ma non eccessivamente dolce ed è molto efficace, per cui un prodotto che, insomma, con il quale mi sto trovando bene, sta diventando uno dei miei preferiti. Poi, domanda successiva: hai mai usato l'allume di potassio? No, ne ho sentito parlare, mi ha incuriosito molto e quindi vorrei provarlo, eventualmente ve lo farò sapere, ma non l'ho mai utilizzato. A che età hai iniziato ad usare il deodorante? Allora, sicuramente 13-14 anni, anche se non ricordo il momento preciso. Quale profumazione preferisci? Allora, preferisco le profumazioni non eccessivamente dolci, per cui piuttosto aspre, pungenti, fresche e anche maschili, per cui vi avevo proprio mostrato questo perché mi piaceva che è da uomo. Anche questa profumazione Sporting è molto fresca e piuttosto aspra, se vogliamo, oppure quelle più speziate, le profumazioni più speziate orientaleggianti, non sicuramente quelle troppo dolci. Quante volte al giorno usi il deodorante? Ogni volta che mi lavo, per cui due volte al giorno come minimo. E poi dipende molto da quanto caldo fa, da che attività svolgo, dal tipo di giornata. Dove acquisti il tuo deodorante? Allora, o al supermercato oppure in negozi come Tigotà. In genere quanto spendi per un deodorante? Allora, essendo molto monotona, come vi ho detto, quello che compro sempre è il Breeze, che costa attorno ai 5 euro, mi sembra 4,80 euro, 4,90 euro. Quando riesco lo cerco in offerta. Ad esempio proprio questo qui in particolare l'avevo acquistato, mi sembra, a 3 euro da Tigotà durante un'offerta. Questo qua della Elan non ho speso nulla perché mi è stato regalato e non so neanche quanto costi, e la stessa cosa per questo qua della Victor, che come vedete c'è ancora il prezzo, costava 5,87 euro, ma l'ho fregato a mio marito, quindi non mi è costato nulla. Ultima domanda: chi tagli? Taggo le seguenti ragazze: Madama Butterfly 83, Mamma Makeup 77 Piga ed Epa Patti. E naturalmente lascio il tag aperto a qualsiasi altra ragazza iscritta al mio canale che abbia voglia di fare questo video tag. Per cui ragazze, questo era tutto. Io vi saluto, vi ringrazio per aver aperto il video. Spero che in qualche modo vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo presto al prossimo video. Un bacione.